La Toscana è un paradiso terrestre, una terra bellissima, dove anche le sue coste stupiscono per la bellezza di fauna e flora sottomarine. Nei suoi fondali possiamo riscoprire frammenti di storie passate, che solo immergendoti puoi ammirare. Ringrazio Carlo Marsiletti, noto ginecologo e un amico, che ci ha aperto le porte delle meraviglie dei nostri fondali. Carlo, quali sono i più bei fondali della Toscana? Indubbiamente l'isola d'Elba offre una miriade di siti di immersione meravigliosi. Poi abbiamo Giannutri, abbiamo il Giglio, abbiamo le formiche di Grosseto, Puntala, il Golfo di Baratti dove c'è anche un piccolo sito archeologico e la punta di Calafuria vicino Livorno. Sono tutti posti bellissimi dove le meraviglie della flora e della fauna subacquea non hanno niente da invitare ad altri posti di altre parti d'Italia. E cosa pensi mentre scendi? Quali sono le emozioni che ti aspetti, che ricerchi? La mia passione è la fotografia subacquea, quindi quando scendo cerco sempre di ottimizzare l'attrezzatura in funzione delle luci, in funzione della profondità, in funzione di quello che c'è da fotografare. Mi aspetto sempre le emozioni che ogni volta che scendo mi si presentano come se fosse la prima volta per la meraviglia di tutto quello che ti circonda. Ricerco delle inquadrature che, se anche sono di soggetti comuni, possano avere delle particolarità per avere una foto un po' più unica, un pochino più particolare. Ci ha regalato degli scatti bellissimi, vediamo passare delle immagini incredibili. Che cosa sono? Sì, qui in queste foto ci sono e video ci sono delle aragoste, ci sono dei nudibranchi che sono dei piccoli esseri che respirano attraverso quelle propaggini esterne che hanno. Si possono vedere delle murene, c'è un meraviglioso pesce luna, un pesce abbastanza difficile da incontrare. Poi ci sono anemoni e ci sono vari tipi di pesci di tutte le dimensioni e riscontrabili a qualsiasi tipo di profondità. Di una bellezza incredibile, con dei colori che veramente ti stupiscono. Sì, questa è la meraviglia del mondo subacqueo, che te, quando dopo i 7-8 metri, quando gli ultravioletti non passano più ed è tutto blu, passi la luce dell'illuminazione della torcia e ti si aprono e ti si una quantità di colori indescrivibili, sempre meravigliosi. E senti, il tuo prossimo obiettivo qual è? Ci sono alcuni relitti che ancora non ho visitato, di cui avrei piacere vedere e che penso non mancherò prima o poi di poterlo fare. La cosa che mi sta interessando in questo momento è poter abbinare a delle immagini subacquee o a dei video subacquei delle immagini della stessa zona, però prese da fuori dall'acqua, con un drone, per unire, diciamo, sia la parte paesaggistica esterna e la parte sottomarina. Ti ringrazio infinitamente per averci riempito gli occhi di colori, di forme, di sensazioni che solo la natura riesce a creare. Ed ora non rimane che lasciar fare alle bellissime immagini che ti ci hai donato. Grazie mille, Carlo. Grazie a te.